Ponte, buongiorno, ben svegliati e bentornati a questa nuova puntata di prima di tutto. Oggi, eh, come ogni lunedì, andremo a parlare di sport, andremo ad analizzare quelli che sono stati gli avvenimenti sportivi che sono accaduti nell'ultimo weekend con il nostro ospite Paolo Marinucci, andremo a parlare del derby tra l'Aquila e Teramo. Derby terminato con un Salomonico 0-0, un pareggio che accontenta maggiormente la formazione biancorossa che resta così nelle altissime sfere della classifica. Andremo a parlare anche di quello che è accaduto nel campionato di Serie D, dove c'è stata una sola vittoria, quella del Giulianova nel Derby. Di uh, Celano, pareggio invece per il San Nicolò, abbastanza deludente la prestazione degli uomini di mister Epifani che hanno però protestato per alcune decisioni arbitrali che non sono assolutamente piaciute. Una a uno nel, con la Vispesaro è andata male invece per tutte le altre formazioni abruzzesi. Parleremo anche del campionato di Eccellenza dove l'Avezzano è eh, tornato in uh, vetta. Ripetiamo con il nostro ospite Paolo uh, Marinucci, parleremo di questo e di tanto altro nella. Eh, prima parte, invece come eh, sempre rassegna stampa e previsioni del tempo. A proposito delle previsioni del tempo, andiamo a vedere che cosa prevede per quest'oggi il sito meteoteramo.it, al mattino nuvoloso con deboli nevicate sulle aree montane, sereno sulle aree litorane e collinari. Neve oltre i 1600 metri nel pomeriggio variabile con deboli rovesci di pioggia sui settori appenninici, sereno sui settori costieri. Nevicate al di sopra dei 1600 metri tra sera e notte variabile. Con deboli rovesci di pioggia sulle zone interne e sui rilievi. Poco nuvoloso sulle zone marittime. Quota neve sui 1.600 metri. Temperature in aumento massime comprese tra 13 e 16 gradi nelle pianure dell'entroterra. Tra 14 e 17 sulle coste. Venti deboli settentrionali. Mari poco mossi. Condizioni quindi abbastanza variabili per la giornata eh, odierna. Adesso passiamo a vedere quelle che sono le notizie pubblicate quest'oggi. Nel, sui principali quotidiani abruzzesi iniziamo dal centro che eh, titola la prima notizia con un fatto di cronaca avvenuto a Teramo rapina l'agenzia di eh, scommesse bandito armato di coltello porta via l'incasso nel calcio di Lega Pro invece per il Teramo la corsa continua col pareggio all'Aquila 0-0 Biancorossi a meno 2 dalla letta vedete qui il difensore Nebil Kaidi che riceve l'abbraccio dei tifosi a fine partita nella fotonotizia nel taglio centrale invece Notizia dedicata al raduno regionale degli Alpini che si è tenuto a Isola del Gran Sasso in 10000, l'abbraccio di Isola alle Penne Nere d'Abruzzo. Migliaia di Penne Nere hanno sfilato in corteo tra due ali di folla da Isola del Gran Sasso al santuario di San Gabriele per il raduno regionale degli Alpini dedicato al ricordo della battaglia di Yar, una delle pagine più eroiche e drammatiche della campagna di Russia. Nelle cronache Interne, Isola del Gran Sasso, ragazza investe un cinghiale e va nel burrone, incidente a San Massimo, frazione di Isola del Gran Sasso, l'animale del peso di 90 kg è sbucato all'improvviso e lo scontro è stato inevitabile, lievi ferite per la ragazza, ospedali di atri, punto nascita, sindaci pronti al ricorso al TAR, l'incidente invece auto in fiamme dopo lo scontro, lui è gravissimo. Passiamo alle pagine dedicate alla regione Abruzzo. Il completamento della Fondovalle Sangro, 5 km, 7 viadotti, così usciamo dall'isolamento. La regione ha dato il via libera al progetto, soddisfatti sindaci e imprenditori e la Sevel che ogni giorno spedisce su quella strada 600 bisarche piene di furgoni Ducato. Furgoni Ducato che peraltro vedete raffigurati in questa Uh, foto. In, uh, il nome in codice è Alternativa 5, calato in questa valle dalle acque verdi come l'ambiente circostante, evoca uno dei piani d'assalto del generale Kesselring quando la linea Gustav nel 43 passava proprio di sotto nel fiume Sangro per contrastare l'avanzata degli alleati. Questo piano Uh, alternativa 5 prevede la costruzione di un viadotto di 540 metri, il numero 7, il più lungo del tragitto disegnato sulle mappe e l'unico che farà attraversare per intero il Sangro in oltre 5 km di nuova... Carreggiata, visto che i nuovi pilastri da qualche parte andranno pure costruiti, i naturalisti temono per le sorti della Lontra, animale raro e che si riproduce in queste acque, una delle poche zone del sud Italia, ma anche per il destino di una fascia di territorio caratterizzata da smottamenti e uh, frane. Quindi c'è qualche apprensione anche sotto il profilo ambientale. Nel taglio basso, Regione D'Alfonso oggi a Bruxelles, dalla commissaria ai trasporti. Per quanto riguarda il Consiglio FEBO di Forza Italia, silenzio sulla fusione delle società TPL, Regione Miur, Concorso Energiochi, le richieste entro il 10 aprile. Per quanto riguarda invece l'agricoltura, l'abruzzo del vino dalla pacca al mercato e questo il convegno della Coldiretti che si terrà in quel di San Giovanni Teatino. Cambiamo pagina sempre per quanto riguarda il Progetto alternativa 5. Ma ora l'ANAS deve fare gli svincoli per i comuni. Il progetto non prevede l'accesso in direzione quadri, l'uscita in direzione gamberale, Pizzoferrato e Sant'Angelo. Nei prossimi giorni ci sarà un vertice dei sindaci. Intanto qui la curiosità, il lato di gamberale stazione, il ponte è già pronta addirittura da eh, 40 anni, è stato costruito insieme al resto del tratto di Fondovalle Sangro ma è incompleto e questo viadotto che deve ricongiungersi il tratto della nuova strada a scorrimento veloce tra la stazione di Civita Luparella e la stazione di Gamberale, foto che mh, appunto ritrae questo viadotto. Lasciamo la pagina di cronaca dedicata alla regione, passiamo a quella... Dedicata alle singole province, iniziamo da Teramo, isola abbraccia gli alpini, in 10.000 al raduno delle Penne Nere, con la sfilata fino al santuario di San Gabriele. Vedete qui eh, alcune delle foto della manifestazione che si è tenuta ieri, vedete quanta gente c'era a San Gabriele. I reduci del fronte russo, orgogliosi e eh, commossi, tre ultranovantenni sul palco del Raduno, raccontano la loro guerra, sfuggiti più volte alla morte. Siamo ancora qui con voi. Si tratta di Carlo Vicentini, 97 anni, battaglione alpini sciatori. Monte Cervino, che è palesemente commosso ieri nel ricordo appunto della battaglia e eh, nel vedere quanta gente si è accorsa alla manifestazione, e questo arzillo giovane eh, anziano dice: Sono 15 anni che vengo a Isola e continuerò a farlo finché riuscirò a stare in piedi a distanza di tanti anni. Gli alpini fanno parte della mia vita. Eh, Vicentini è nato a Bolzano ma vive a Frascati. È stato fatto prigioniero durante la ritirata col suo reparto ed è rimasto in Russia fino al 1946. Accanto a lui c'è anche Valentino di Franco, 93 anni, che mostra Fiero il Gagliardetto della 108 Compagnia. Lui è nato a Isola ma oggi vive a Roma. Nel taglio basso, sempre per quanto riguarda. Uh, le varie adunate che si terranno in questi mesi, adunata nazionale all'Aquila, la macchina e in moto, lo dice il presidente dell'ANA Favero. Notizia di cronaca che arriva da Teramo: rapinata un'agenzia di scommesse, bandito armato di coltello alla Golbet di Via Po. Il titolare gli consegna 1200 euro, ma lui nella fretta ne prende solo 800 ha lasciato circa 400 euro per terra portandone via 800 il bandito frettoloso che sabato sera ha messo a segno una rapina malarmata nell'agenzia di scommesse Golbet di eh, via Po nei pressi dell'incrocio con via Pannella erano circa le 23 quando un uomo che è arrivato a piedi con il volto coperto da un passamontagna un cappuccio e una sciarpa è entrato nell'agenzia di scommesse e eh, brandendo un coltello si è diretto verso un addetto che stava lavorando al terminale e eh, lo ha appunto minacciato con il coltello intimandogli di consegnare l'incasso. Eh, nel frattempo è arrivato anche il titolare dell'agenzia che per evitare qualsiasi problema, ha eh, preso 1200 euro dalla cassa, li ha dati al eh, rapinatore, il quale però ha eh, preso solo 800 euro e con, questo, con questo bottino e eh, fuggito via. Nel momento al momento attuale non si conosce ancora l'identità di questo rapinatore, si stanno vedendo le immagini delle telecamere, ma eh, il, questo malvivente è, era troppo imbacuccato per, per riconoscere la sua identità. Lasciamo la pagina della, dedicata alla città di Teramo, passiamo alla provincia. Chiusura maternità e pronto il ricorso al TAR dopo la manifestazione di Atri contro la soppressione del punto nascita D'Alfonso apre un tavolo con i sindaci per il rilancio del San Liberatore. Intanto, invece da Tortoreto, Tortoreto Alto, rischia di eh, spopolarsi. Questo dice la minoranza. San Massimo di Isola, lievemente feverita. Una diciannovenne che si è scontrata con un animale di 90 kg, investe un cinghiale e finisce nel burrone. Vedete qui la eh, macchina che eh, nel mentre viene recuperata dai soccorsi è andata a finire in un burrone e si è fermata contro un albero. Non ci, non ci sono gravi eh, problemi per la guidatrice FV di 19 anni che è rimasta solo lievemente ferita per fortuna. Nel taglio basso, ospedale di Giulianova, nuova risonanza a pieno ritmo, ma restano le liste di attesa. Lasciamo la pagina di cronaca di Teramo, passiamo a quella di Pescara. Il picco del virus, notizia dedicata alla sanità, all'influenza, ogni giorno 100 bambini in ospedale, boom di malati tra i più piccoli, pronto soccorso in affanno per le tante richieste, il primario di pediatria, lavoro incessante dei medici per evitare letti in uh, corsia, intanto il pe pediatra dice evitare luoghi troppo affollati, di spalla sempre da Pescara, Villaggio Salute, 3.000 visite mediche gratis a Piazza Salotto. Nel taglio basso, anche qui una notizia dedicata al taglio dei punti nascita, stop al taglio dei punti nascita, Forza Italia annuncia battaglia per bloccare la chiusura di quattro strutture. La frana di Civitella, la frana si muove quasi mezzo metro al giorno e ancora emergenza per la popolazione di Valle del Giardino, come ha riferito il geologo. Pietro Martire, ai cittadini riuniti in assemblea dal sindaco D'Andrea. L'emergenza frana Civitella Casanova è tutt'altro che terminata. Ieri nella sala consigliare, nella sala consigliare comunale l'amministratore del sindaco Marco D'Andrea ha tenuto un'assemblea pubblica con le famiglie che sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni a causa del movimento frannoso che si è scatenato in contrada Valle del Giardino. Guardate qui il movimento frannoso, che cosa. Ha eh, provocato appunto a eh, Valle del Giardino questa casa. Il muro è completamente aperto e eh, anche in eh, quest'altra quest abitazione la situazione non è che sia poi tanto migliore. Queste case sono state eh, lasciate dai rispettivi proprietari e sono al momento disabitate, non potrebbe essere diversamente. Notizia che arriva da Torre dei Passeri. Maiella e Morrone, il sindaco, replica a rifondazione. Invece da Manopello, Volto Santo, la mostra di Suor Blandina nei locali ex Caripe. Nel Taglio Basso invece da Montesilvano, depuratori attivi entro l'estate, lo dice l'assessore regionale all'ambiente sulla Salmonella del Saline. A Francavilla invece operatori socioassistenziali, si può fare domanda fino al 27. Lasciamo la pagina di cronaca di Pescara, andiamo a quella di Chieti. Ustionato nell'auto avvolta dalle fiamme, coppia di Turri Vallignani e Pescara si schianta a brecciarola. Lui resta nell'abitacolo, è gravissimo. Lei invece fa in tempo ad uscire. Guardate qui il eh, rogo, che cosa ha combinato. La macchina è praticamente completamente andata a fuoco. E, eh, ci sono anche altre immagini purtroppo di questo gravissimo incendio. L'uomo di 38 anni ha bruciature sull'80% del corpo è stato trasferito nella notte a uh, Roma. L'incidente si è consumato alle 22 al bivio maledetto subito dopo l'uscita dell'asse attrezzato. Il, le fiamme lo hanno avvolto dopo lo schianto in auto. RDC 38 anni di Turri Vallignani in questo momento sta lottando. Contro la uh, morte l'80% del suo corpo è devastato da ustioni di terzo e quarto grado. I medici che hanno deciso ieri notte di trasferirlo all'ospedale Sant'Eugenio di Roma sperano in un miracolo. Meno problemi invece ha avuto SG 23 anni di Pescara che è sì politraumatizzata, che è stata trasportata con un codice rosso dai soccorritori del 118 in ospedale, ma che comunque non corre pericolo di uh, vita. Nel taglio basso, l'inchiesta a scuola, le studentesse, il prof ci tocca. Docente dell'ITIS indagato con, dopo tre esposti al preside e una querela. E vedete qui nella foto la PM Rosangela Di Stefano che sta indagando appunto sull'accaduto. Pagina di cronaca dell'Aquila. Cocaina per la Movida. Quattro giovani finiscono nei guai. Maxi operazione dei carabinieri, sequestrata la droga, blitz anche nei locali notturni, 100 persone controllate. A Celano, invece, ennesimo furto in un'abitazione: i ladri rubano monili in oro e poi sono costretti a eh, fuggire. Approfittano dell'assenza dei proprietari per entrare e eh, rubare. Questo ennesimo furto nel territorio comunale di Celano si è registrato a borgo strada 14. I ladri sono entrati in azione nel tardo pomeriggio, prima delle 20, e eh, per accedere hanno scavalcato un muro di eh, cinta. Hanno rubato alcuni monili in oro e è stato poi il proprietario o la madre che stavano rincasando in quel momento ad averli fatti eh, scappare. Sono stati chiamati i carabinieri della stazione di Celano, coordinati dal maresciallo Pietro Finanza, ai quali è eh, stata presentata una denuncia. Nel taglio basso, da tagliacozzo, concessione aula consigliare, scontro sindaco-opposizione. Da Prato la Peligna invece, operazione dei carabinieri, beccato con la droga e arrestato. A un 47enne è stato trovato anche materiale per confezionare la droga. Lasciamo la pagina di cronaca, saltiamo a piepare le pagine che riguardano la cultura e gli spettacoli, passiamo alla pagina sportiva. Pagina sportiva che non può non aprirsi con il derby di Lega Pro che si è giocato ieri. Teramo, la corsa continua col pari dell'Aquila arriva a 16 turni la serie positiva, la vetta è a meno 2. Intanto in Serie B il Catania cade del finale. Sansovini gol, il Pescara torna a sognare con un gol appunto del sindaco. In Serie D il derby al Giulianova crolla il Chieti Agliesi, San Nicolò solo pari. Eccellenza, un altro sorpasso, l'Avezzano torna davanti al paterno. In promozione Morro d'Oro a picco il Ponte però non ne approfitta, la prima terna rosa supera l'esame, intanto in eccellenza, ieri c'è stato un debutto di eh, arbitro e assistenti donne in Cupello Angolana, vedete qui la foto delle tre eh, ragazze che hanno composto appunto la terna arbitrale, Marra Mainella, l'arbitro eh, Stefania Menicucci e l'altra as assistente Melania di Giorgio. Saltiamo le pagine dedicate al calcio di Serie A. Passiamo a quelle di Serie B. La magia, Sansovini da sballo, il Pescara riparte. A tempo scaduto il sindaco rilancia le ambizioni playoff dei Biancazzurri in 10 per 50 minuti, condannando il Catania. Primo successo interno dell'anno, l'espulsione di Pasquato complica i piani dei Biancazzurri, noni a un punto dalla Virtus Lanciano, che comunque giocano meglio degli Etnei. Lo stesso Sansovini dice... Io ci credo, coraggio e il 49 ⁇ gol con il Pescara, emozione fantastica. Salamon spero che sia solo l'inizio di un filotto positivo. Invece sul fronte Etneo il tecnico Marcolin sbotta buona prestazione, mancato solo il gol e quando manca il gol ci viene a dire che nel calcio manca tutto o quasi. Invece il tecnico Baroni afferma cattiveria e grinta, questo è il mio Pescara. Il tecnico biancazzurro con questo atteggiamento possiamo puntare in alto. Pasquato nel mirino: Christian verrà multato. Ci ha messo in seria difficoltà per quanto riguarda le prestazioni dei singoli. 7 Sansovini che è entrato, entrato al trentesimo della ripresa, 7 anche Bjarnason, 7 Salamoni. Il peggiore Pasquato, 4,5 per 40 minuti, una prestazione positiva. Poi il colpo di testa che gli costa il cartellino rosso. In effetti, l'arbitro Pairetto fa il fenomeno, ma dirglielo in faccia. Puntini, 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 è davvero un po' troppo, aggiungiamo noi. Insulti e fischi, il ritorno amaro dell'ex Maniero, gran parte della tifoseria contesta il bomber negli spogliatoi, poi c'è l'incontro con eh, Sebastiani. Ci sono stati dei saluti tra i due, però nei giorni scorsi c'era stata qualche schermaglia, ma ormai è acqua passata. Il lanciano con il Cittadella sarà la gara. Spartiacque dopo il tonfo di Bari, si cerca il riscatto per alimentare le speranze playoff. Peserà la squalifica di Grossi, l'espulsione più veloce della storia rossonera. Intanto, domani ripresa degli allenamenti senza Gazzi, Cerri e Monachello che risponderanno alla convocazione delle varie nazionali azzurre. Il derby del fattori tra l'Aquila e Teramo vince la paura. Pareggio senza cuti nella gara più attesa. Il rossoblù provano il colpo, ma la squadra di Vivarini controlla ed esce indenne. Polveri bagnate per la coppia gol bianco rossa. Nel secondo tempo la sfida è più vivace. Matriarico, San Domenico e aggiungiamo noi anche la padula: sprecano troppo. Alla fine 0 0. Le voci dei protagonisti: Zavettieri, voglio di più Pomante, pareggio giusto, invece a eh, Teramo, il tecnico Vivarini dice bravi tutti, non solo i due bomber. Per l'allenatore bianco-rosso è mancato l'episodio giusto per trovare i tre punti. Il patron Campitelli ce la giocheremo fino alla fine. Siamo una squadra vera. I voti nell'Aquila, i migliori Pomante 6,5, stesso voto per Del Pinto e Diuric nel Teramo. Invece, tanti 6 e 6,5, e i migliori Caidi, Speranza, Amadio e basta. Non c'è comunque praticamente una insufficienza nel Teramo. Due o tre insufficienti se nell'Aquila, Maccarrone, Triarico e Pozzebon. Campionato di Serie D. Giulianova, due vittorie. I giallorossi passano a Celano e c'è l'accordo tra Esposito e eh, Massi, l'imprenditore del gruppo Ettore, pronto a entrare in società. L'ufficialità può arrivare giovedì. Tra i marsicani non basta il cambio in panchina. Tuzzi dice: Abbiamo molto da lavorare e lo eh, faremo. Invece delusione per la Miternina, non basta una ripresa all'arrembaggio, la maceratese capolista segna subito, poi regge 1-0 al nono, ha deciso De Grazia. Il Chieti rimane in 10, la Jesina lo strapazza, espulsa al trentunesimo rapino, che provoca un rigore non realizzato dai marchigiani. I Nero Verdi crollano alla distanza, Ronci dice sono deluso, chiedo scusa. Mentre il San Nicolò schiuma rabbia per le decisioni dell'arbitro, solo un pareggio, 1-1 con la Vispesaro. In eccellenza l'Avezzano è di nuovo in testa, i biancoverdi strapazzano un derelitto Vasto Marina e riconquistano il primo posto solitario, e questo perché la Vastese soffre ma, fra, ma fa un brutto scherzo al paterno, 2-1. Andiamo a trovare le ultime pagine dedicate al basket, la doppia vittoria ve lo anticipiamo tra per Proger e Chieti. Chieti vittoria decisiva adesso si può sognare 77 a 70 contro Legnano. Il, invece il Roseto con pizza e Jackson, il Matera non ha scampo 85-93 a 93 per i biancazzurri che fanno un passo decisivo verso la salvezza. Per quanto riguarda le altre eh, categorie, alla BCC vasto la sfida per la salvezza. Francani, il Giulianova in campo per dare tutto, la WIAR vince, primo posto assicurato, mentre nel, nel basket di Serie C regionale le battistrada avanzano, riscatto per la Penta eh, Teramo che ha eh, vinto in trasferta sul Mona. vittoria anche per il Basketball Teramo, 86 a 71 contro il Chieti. Bene. Si chiude qui la prima parte della rassegna stampa dedicata al quotidiano Il centro, adesso ci prendiamo un attimo di pausa, subito dopo torneremo con il, la seconda parte della rassegna stampa dedicata al quotidiano Il messaggero. Rientriamo in diretta con la seconda parte della rassegna stampa dedicata al quotidiano Il messaggero Abruzzo, il messaggero Abruzzo che dedica la prima notizia a un grave fratto di cronaca avvenuto. In un bar nell'Alto Bastese, in coma per un pugno del fratello, la vittima è in rianimazione a Pescara, potrebbe aver battuto la testa sul bancone. L'aggressore è sentito a lungo dai carabinieri. Un uomo litiga con il fratello che cadendo sbatte la testa sul bancone del bar e va in coma. Ora il ferito, Mario Tatangelo, 54 anni, è ricoverato in gravissime condizioni. Nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Pescara dove l'ha trasportato d'urgenza le ambulanze del 118 è un drammatico giallo quello che è venuto a Castiglione Messer Marino dove ci si chiede se sia stato un pugno a mandare cappò Mario Tatangelo o se al culmine del diverbio sia stato spinto dal fratello quest'ultimo. Domenico Tatangelo, 57 anni, è stato a lungo sentito dai carabinieri ed è stato denunciato per lesioni personali gravi. Per quanto riguarda le altre notizie, all'Aquila, Palazzo Margherita, stoppa i ricorsi, partono i lavori. In Serie B pescare in 10, Cap Catania Capone al 93, Sansovini, gol da Lacrime. Questa è il, la fotonotizia nel taglio centrale. Poi rogo dopo lo screanto dell'auto, giovane gravissimo a Chieti, incidente sulla tiburtina, una donna è riuscita ad abbandonare l'abitacolo. Oh, campo di Giove, orso in pista tra gli sciatori. Nel taglio di spalle invece di Stefano i Bollini con Berlusconi e non con Pagano, i Veleni in forza Italia. Per quanto riguarda lo sport, volley e basket Proger e Roseto, Vittoria e Salvezza, la Sieco Corsara a lungo in vetta, calcio di Lega Pro l'Aquila e Teramo non si fanno male, l'atteso derby finisce senza reti, calcio e quote rosa, una terna tutta femminile per Cupello, Angolana. Passiamo alla pagina di cronaca dell'Aquila. Porta barete Associazioni in rivolta alla piattaforma per la gru in via Roma. Crea un vero e proprio caso. Levata di scudi dei cittadini per salvare l'identità di un'intera comunità. Intanto i costi: commissioni d'inchiesta sulle SPA. Nella fotonotizia nel taglio centrale, la rinascita. Novi novità nell'area storica: riscoperta la facciata di un edificio in via Cascina. Alla ricostruzione invece a Palazzo Margherita, stop ai ricorsi, partono i lavori, i fondi disponibili già dal 2010, stanziati da Chiodi. Di spalla al posto dell'ARPA, un centro commerciale, nel taglio basso invece di Nicola, davanti al giudice di eh, Teramo. Fissato a Teramo il processo per truffa, che vede imputati il responsabile dell'area tecnica dell'Aquila Calcio, Ercole Di Nicola e l'avvocato Francesco Falanga. Pagina di Avezzano e Sulmona: casa svaligiata e proprietari chiusi dentro. I ladri portano via anche le chiavi dell'abitazione. È accaduta a Roccaraso, dove sono stati rubati contanti, fedi nuziali, diamanti, anelli, collane e un'auto di grossa cilindrata. Di spalla da Avezzano: Democrat, vigilia elettorale frizzante. A Campo di Giove invece: orso sulle piste e panico tra gli sciatori. Notizia questa che riguarda Vezzano, sacchi di amianto abbandonati alla Pineta. La scoperta è stata fatta nelle vicinanze dei Cunicoli di Nerone, sempre da Vezzano, uova pasquali per aiutare l'Unione dei Cechi. Da Sulmoni invece aveva eroina in macchina, 47enne ai domiciliari, a Tagliacozzo, Blitz nei locali alla stazione, giovane sorpreso con cocaina. Quindi notizie queste dedicate purtroppo alla droga e alcuni malviventi appunto, che spacciano questa, queste sostanze. Notizia di che arriva dalla provincia di Pescara. Spunta la tassa di soggiorno. Vertice sul eh, predissesto in comune. La cura impone scelte drastiche. Alessandrini discute con la maggioranza il piano di riequilibrio e dice confronto aperto con l'opposizione. Tagli pesanti in vista. Il nuovo listino invece tariffe più salate per sale e matrimoni al Laurum. Nel taglio basso, rapinatrice per il Dado da Brodo, donna arrestata per due scatole di Cnor e il segno dei tempi, dopo il taccheggio ha aggredito la commessa per darsi alla fuga bloccata dal titolare del Tigre. Il caso Michelangelo invece, palazzo da demolire, l'impresa fa ricorso. Pagina di cronaca di Chieti. Batte la testa dopo una lite con il fratello in coma, il fatto è accaduto in un pub a Castiglione Messer Marino, il cinquantenne, è ricoverato nel reparto di rianimazione di Pescara, come abbiamo già detto anche in apertura. Colle dell'Ara, il parcheggio diventa realtà, via la conferenza dei servizi tra enti, poi la gara d'appalto, un progetto di finanza da 4 milioni e mezzo di euro, procedure velocizzate. Da Lanciano invece i fonti del Detitta rischiano di saltare. Nel taglio basso, notizia questa che arriva da Ortona, tutelate il punto nascite. Ordine del giorno per l'ospedale Bernabeo, il comune scriverà al ministero. Pagina di cronaca di Teramo: l'ex OVS sarà un megastore multimarche dopo l'esclusione dei cinesi. Ecco il progetto in anteprima. Nel contenitore nasceranno negozi di abbigliamento, accessori e scarpe, con annesso anche un bar-ristorante. Giancarlo Darui della Conf Esercenti dice ma il momento non è affatto positivo per il commercio cittadino. Intanto una curiosità l'ha ramazzata i volontari battuti sul tempo dalla Team. Altre notizie, questa arriva da Giulianova. Attenti al luppolo, rispollo della polemica. Pubblicata una nota poi diffusa dal coordinatore di Forza Italia Ivan Costantini da Campli violenza su una settantenne giovane agli arresti domiciliari. È stato incastrato dal Dna, un trentenne camplese si trova da sabato sera agli arresti domiciliari, su esecuzione di un ordine di custodia cautelare per per aver violentato, secondo le indagini, una donna di 70 anni. L'uomo accusato anche di sequestro di persona. e rapina. Nel taglio basso da Giulianova, Blitz denassa l'ex ospizio marino, molte le criticità. Notizia questa, ripetiamo, che arriva da Giulianova. Lasciamo la pagina di cronaca, passiamo a quella di sport. Pescara che cuore, biancazzurro in 10 per tutto il secondo tempo. Poi un Erogor di Sansovini abbatte il Catania al 93. Pasquato si fa espellere per proteste, ma la società ma la squadra. Stavolta reagisce bene e non rischia quasi niente. Le lacrime del sindaco, una gioia indescrivibile. Il pescara intanto com commenta questo è lo spirito giusto. Baroni, se avessi immaginato la gara con il Catania alla vigilia l'avrei pensata proprio così, con qualità simili si va avanti. Il Lanciano invece, il mea culpa di Daversa, il tecnico regali e disattenzioni, qualcosa non ha funzionato a Bari. E il CT dell'under 20 pesca intanto nella Virtus eravamo l'Aquila senza gol, il derby finisce 0-0, poche emozioni sui piedi di la e San Domenico. Le uniche chance degne di nota, ho dato tutto per fermare San Domenico, Caidi esalta la sua difesa e ringrazia i tifosi. Forse meritavamo di più, ma va bene così. Ora pensiamo alla sfida con la eh, Spal. Invece Di Nicola dice "La squadra ha lottato, crescerà ancora il dirigente. Guarda, oltre il risultato, ora intanto c'è la Lucchese. Campitelli Ora vinciamole tutte, il presidente felice, un punto nel derby me lo tengo stretto, che emozione vedere i nostri tifosi, sono stati educati. Vivarini studia il gioco, siamo stati concentrati per 90 minuti, vietato guardare la classifica, ci penseremo tra un mese. Per quanto riguarda le altre categorie, il Giulianova si rialza e dà il benvenuto a Massi, i eh, giallorossi passano al piccone grazie alle reti di Falco Sciamanna e avvicinano la salvezza, al Celano non basta il cambio di guida tecnica ieri intanto c'è stato l'incontro con l'imprenditore raggiunto un accordo di massima per l'ingresso in giallo-rosso nel taglio basso la Jesina travolge un Chieti rimaneggiato il San Nicolò un pari che fa felice anche la di Spesaro, 1 a 1 andiamo a trovare le ultime notizie sul basket Proger un successo che vale la salvezza Roseto di forza passa a matera ed è quasi al eh, sicuro. Bene, si chiude qui la rassegna stampa della nostra trasmissione, adesso ci prendiamo un attimo di pausa. Subito dopo ci sarà il salotto sportivo con il nostro ospite Paolo Marinucci, con il quale commenteremo un po' quelli che sono stati i risultati maturati nell'ultimo weekend calcistico. Adesso pubblicità. Rientriamo in diretta per la seconda parte della nostra trasmissione. Buongiorno all'ospite fisso Paolo Marinucci. Buongiorno, buongiorno a tutti. Reduce dalla partita di eh, Scoppito a Miternina Maceratese. Sì. Parleremo di questo e di tanto altro anche nel corso della nostra trasmissione. Adesso però nella prima parte concentriamoci su questo derby, derby del Gran Sasso, un Derby terminato su un, con un salomonico pareggio, 0-0, un risultato che accontenta più il Teramo dell'Aquila, sei d'accordo Paolo? Sicuramente, sono d'accordo con te Francesco, accontenta più il Teramo che l'Aquila, però quello che a me sinceramente è piaciuto di, di questa partita è comunque eh, la voglia del Teramo di giocare e eh, eh, comunque anche la, la tenuta fisica della squadra, il Teramo è una squadra come si usa il dire in palla, è una squadra che riesce a giocare, che vuole giocare e che comunque riesce a tenere ancora bene il campo, nonostante magari le tante partite giocate, ora sono 16 i risultati utili consecutivi e ogni lunedì ci troviamo qui comunque a parlare di un'ottima un prestazione eh, del Teramo, sinceramente non ho visto benissimo... Uh, L'Aquila anche poi rivedendo un po' la, la partita, rivedendo anche uh, gli highlights della, del match uh, L'Aquila comunque non ha, espresso, uh, non ha giocato una buonissima uh, gara Al Ci di si là aspettava poi, qualcosa in più Sicuramente, sicuramente anche per la motivazione per un derby comunque così sentito Che sta tornando comunque ai fasti di un tempo mi aspettavo sinceramente, come, come abbiamo detto, qualcosina in più dal, dall'Aquila, è una squadra che anche fisicamente eh, non l'ho vista benissimo, eh, anche per l'organico, forse proprio questo organico, quest organico così ampio sta penalizzando un po' la squadra eh, rossoblu. E adesso per il primo posto secondo te l'Aquila è ancora in corso oppure si sta complicando un po' la corsa della formazione di mister Zavettieri? Questo pareggio sta, sta complicando la corsa, corsa del, dell'Aquila perché comunque l'Aquila deve recuperare due partite, due partite assolutamente non facili anche se le giocherà entrambe in casa però quello stop di due gare consecutive secondo me alla squadra abruzzese sono costate molto, moltissimo andrebbe in caso di vittoria a 44 punti, agganciando in caso di doppia vittoria nel, nei due recuperi, agganciando Pisa e Reggiana che ricordiamo però hanno una partita esatto. in meno. Che meno 6, 6 punti dall'Ascoli sono comunque eh, tanti, anche se ricordiamo nel prossimo turno ci sarà una partita assolutamente da seguire, si giocherà venerdì in anticipo, Pisa-Ascoli, una partita che tutta Teramo guarderà, parliamoci chiaro. Sicuramente, sicuramente sarà una super partita nel senso che eh, ne vedremo delle belle, ecco, perché sono due squadre eh, for forti, attrezzate e che entrambe hanno voglia di far bene. L'Ascoli per rimanere lì, il Pisa per agganciare le prime posizioni della classifica e rimanere attaccato al treno per il primo posto fino all'ultima giornata. Andiamo a vedere comunque la, le prime, i primi servizi che abbiamo quest'oggi in scaletta, andiamo a vedere il servizio sul derby del Gran Sasso, tra l'Aquila e Teramo, partita terminata 0-0. Alla fine l'atteso derby del Fattori termina con un Salomonico 0-0, un risultato che accontenta tutti. Il Teramo che conquista il sedicesimo risultato utile consecutivo e resta a stretto contatto con la capolista Ascoli che venerdì scenderà in campo all'Arena Garibaldi di Pisa e che approfitta dello scivolone della Reggiana e del pari proprio dei Toscani. L'Aquila che mantiene immutato il divario dalle altre squadre di testa, sempre con due gare ancora da recuperare e chiude gli scontri diretti con il Diavolo Teramano. In vantaggio. Il pari è partorito al termine di un primo tempo con pochi spunti e nel quale il Teramo ha controllato senza eccessivi problemi di avversari. Ed una ripresa nella quale i biancorossi hanno espresso un calcio più propositivo e con qualche occasione per sbloccare il risultato. Nel Teramo torna in campo Scipioni dopo la squalifica e rileva Brugaletta. Nell'Aquila Zavettieri rispolvera San Domenico, vera bestia nera dei Teramani, che però in questa occasione viene limitato molto dalla difesa Prutina.

Al seguito del Diavolo si rivede il pubblico delle grandi occasioni. Circa 650 sono i supporters teramani presenti al Fattori. In 1800 presenze è invece stimato il pubblico di casa. La prima conclusione in porta della gara giunge al quindicesimo ed è di marca Aquilana. Ci prova San Domenico, blocca facilmente Tonti. Diciassettesimo, punizione insidiosa di Corapi. Tonti non trattiene, sulla ribattuta si avventa Pozzebol che manda fuori ma l'azione è inficiata da un offside rilievo. Levato dal giudice di gara. Ventiduesimo ancora l'Aquila, ci riprova San Domenico, la palla viene deviata in corner. Nel primo tempo pochi spunti. La ripresa invece si vivacizza. 54 ripartenza veloce degli Aquilani, lancio millimetrico per Triarico. Tonti e Scipioni sono bravi a chiudergli lo specchio della porta. Un minuto dopo è il Teramo che si rende pericoloso: lancio dalla tre quarti di Amadio, controllo di Donnarumma, assista al bacio per la Padula. La conclusione di quest'ultimo, da buona posizione, termina fuori. Ancora Teramo pericoloso al 57esimo, e ancora una volta Amadio che illumina con un lancio millimetrico. Pesca ancora la Padula che è lanciato a rete. E sciupa così. Al sessantesimo si rivede l'Aquila, Triarico si defila bene sulla sinistra sfuggendo a Scipioni la conclusione non è delle migliori. Settantesimo, ancora Teramo pericoloso, dalla destra va un preciso cross il neo entrato di Paolo Antonio, Zandrini respinge sui piedi di Scipioni che non riesce a finalizzare. 73 ci prova dalla distanza a Corapi, si distende Tonti e blocca. All'87 c'è l'ultimo brivido della gara. Tonti esce di testa fuori dall'area di rigore. San Domenico si impossessa della sfera, ma l'estremo difensore Teramano è bravo a stregare ancora una volta l'Aquilano. Finisce quindi in parità con le due squadre che vanno a salutare e ringraziare i propri tifosi. Una partita non vinta dalle due squadre che impattano 0-0, ma vinta sicuramente dal pubblico. Ritrovato amore per i colori biancorossi per i supporters Teramani, caloroso incitamento per quelli rosso-blu e questa è la più bella nota del derby del Gran Sasso Paolo, la più bella nota del derby del Gran Sasso sono state le tifoserie c'è stato un, un ottimo comportamento non si sono registrati incidenti e questa è la nota positiva del derby sicuramente, sicuramente questa è la nota positiva del derby è stato un derby comunque bello alla fine e noi lo diciamo sempre i derby sono campionati a parte sono partite a sé bellissima la cornice di pubblico sia di quella teramana che di quella di marca aquilana eh, A Teramo insomma, sta tornando l'entusiasmo per questa squadra ed è comunque una nota eh sì, positiva dimostrarà. anche alla luce di quelle che saranno le prossime partite perché ricordiamo il il Teramo si giocherà la Serie B qui allo stadio comunale al bonolis sette partite in casa, cinque in trasferta, quindi in pratica il futuro passa dalle gare casalinghe ed avere un pubblico numeroso può fare la differenza in questo momento. Sicuramente il futuro passa dal Bonolis e eh, avere il proprio pubblico in casa fa la differenza, un pubblico numeroso in casa fa, secondo me fa assolutamente la differenza, sia in tribuna che nei distinti che, che in curva, ma eh, questa partita comunque la partita del Fattori ha dimostrato che eh, l'attaccamento a Teramo sta tornando ad esserci, la squadra della Mana... Sta tornando ad esserci e potranno vedere delle belle con il pubblico, con un numeroso pubblico al Bonolis. Soprattutto sul piano tecnico, partita equilibrata, ci si aspettava forse qualcosina in più dagli attacchi. Nel, Nell'Aquila, San Domenico non ha brillato, ha avuto un'occasione sul finale, nel Teramo invece la Padula ha avuto due grosse occasioni, purtroppo non è riuscito a buttarla dentro, purtroppo per il Teramo. Eh sì, poi alla fine un po' la voglia, la paura di, 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 di perdere, eh, un po' magari la troppa foga di far gol in un derby così importante hanno determinato. Magari il nervosismo si è fatto sentire esatto, un po' troppo. Esatto, hanno determinato un po' lo, questo 0-0. Qui, un'occasione capitata a Triari, è stato Bravo nell nel, sì, nella circostanza, il portiere Tonti a chiudere un con gatto, il cuore. Davvero, Un gatto, davvero agilissimo il portiere del Teramo in questa occasione e nell'altra. Intanto è arrivato un messaggio, Terramano la tua tra tradizione, Radio Alta e Alettone, prossimo messaggio, vediamo se ci sono, Aquilano Spendaccione, <ride> con lo <squadrone. ride> ti fussate con lo squadrone, prossimo messaggio, non ci sono altri messaggi, questo è un po' lo sfotto che rende anche bello il, il derby, eh, sì. dicevamo Paolo, il, stavi dicendo? Allora ah no, eh, parlavo comunque del, della situazione di, della bravura di Tonti in questa, in questa partita che comunque eh, non si è lasciato prendere comunque magari un po' dall'ansia, un po' dall'importanza dalla dalla, dall di questa partita, è stato molto, molto bravo soprattutto nei minuti, nei minuti finali perché quella, quella palla con l'uscita su San Domenico è stata decisiva alla fine no? e quindi è riuscito a mantenere il risultato sullo 0-0 come dicevamo prima anche è uno 0-0 che premia più il Teramo che, che l'Aquila, ma io sono rimasto stupito comunque ancora dalla di solito si dice che le squadre di Vigarini scendono un po' fisicamente nel, nei mesi di febbraio eh, gen, tra, gennaio febbraio un po' no al, alla Con l'arrivo della primavera cedono un po e, pochino qualcosa. E invece sono 16 partite che il Teramo non perde e l, che la squadra regge fisicamente, quindi anche Secondo me sono da fare i complimenti anche allo staff tecnico che sta seguendo e sta guidando questi, questi ragazzi molto bene. E per l'Aquila, invece, non è stato un derby eh, bellissimo. Anche fisicamente, come dicevamo prima, la squadra di Zavettieri sta un è po' arrivato qualche segnale negativo. Secondo te? Sì, sicuramente, ma io credo incida questo anche il, incida su, su, sul rendimento non altissimo della squadra. Aquilana ha anche l'innesto di numerosi giocatori nel mercato di gennaio. I nomi e i tanti acquisti spesso non fanno bene ad una squadra ma la penalizzano, secondo me. E questa condizione fisica un po' al, diciamo, non al top del, della, di quello che potrebbe essere eh, la, la condizione fisica ottimale. L'Aquila non ha una condizione fisica ottimale, ma può dipendere dal fatto che la formazione rosso due settimane fa è rimasta ferma per due... Partita a causa della neve, può aver inciso in qualche modo? Ma io credo che l'aquila comunque eh, aveva preso un trend positivo in, uh, in dopo da, da, proprio dalla partita con uh, dall'andata con contro il teramo. Ha preso questo trend positivo e sta andando bene, ha inciso. Però credo che eh, dei primi segnali c'erano già stati prima di questo stop, poi lo stop sicuramente uh, ha inciso ancora di più. Sul, su questa, su, sullo stato di forma della squadra di eh, Zavettieri, perché comunque quando stai giocando ogni settimana, poi ti ritrovi eh, a, a star fermo per due settimane consecutive, soprattutto i giocatori che hanno bisogno del campo ogni settimana per rendere al meglio, che hanno bisogno di fare un rodaggio come eh, magari i, giocatori, i calciatori arrivati da poco dal mercato eh, di gennaio. Eh, credo che comunque. Eh, faccia la, la differenza poi alla fine, insomma, questo, questo stop abbia fatto un po' la differenza. Stop che in qualche modo ha inciso, abbiamo comunque nominato in precedenza il tecnico Zavettiere. Andiamo ad ascoltare che cosa ha detto nel post gara. Andiamo ad ascoltare il presidente Campitelli, proprio il tecnico Zavettiere, il tecnico del Teramo Vivarini e eh, uno dei giocatori del Teramo, uno dei pilastri di questo Teramo, Stefano Amadio. Il servizio. Anzi c'è cioè, prima un messaggio, ieri fuori dal fattore ho visto una cinquantina di ragazzi di Teramo, perché non sono entrati? Eh, devo essere sincero non, non so rispondere, non, di forse. Era, non ero al fattore <ride> quindi non so quale sia stato il, il problema eh, Andiamo comunque a uh, vedere il, le interviste del post gara, ripetiamo Campitelli, Zavettieri, Vivarini e Amadio, il servizio Campitella, allora un pareggio che soddisfa, no? Si allunga la serie positiva, tifosi che vi hanno applaudito all'inizio e alla fine, meglio di così, oggi era difficile fare. Ma credo che il pareggio sia più che meritato, forse a livello di occasioni abbiamo avuto nette più noi che l'Aquila, abbiamo dimostrato che siamo una squadra a squadra, cioè una squadra che sa quello che vuole, che rischia poco. E che poi crea anche delle occasioni importanti, quindi noi staremo lì. Poi, qualsiasi sarà il risultato finale, oggi non ci dobbiamo fasciare la testa. Dobbiamo pensare alla partita di domenica, che è un'altra partita con la spalla molto importante. E poi si è vista che la Reggiana perde fuori casa 2-0, o nessuno ci poteva pensare, e che l'Ascoli soffre con il Savona 1-0. È un campionato nella parte alta in questo momento molto molto equilibrato, quindi noi siamo molto contenti. Io credo che gli aspetti positivi di oggi siano due. Uno che è una squadra che di solito non soffre perché gioca sempre bene, oggi invece ha dimostrato di saper soffrire. Due, l'abbraccio di un pubblico che adesso si è compattato alla grande, adesso è davvero il dodicesimo. Io penso che se vado a guardare. Tutte le squadre che sono venute a Teramo, tutta questa gente non l'ho vista mai che si è spostata per andare fuori casa, ma noi tutte le domeniche abbiamo minimo 200-250 spettatori che vengono a vedere i loro beniamini, quindi non possiamo dire niente neppure al pubblico. Stiamo crescendo un po' su tutto e si sta creando a Teramo e nella provincia di Teramo una bellissima mentalità. Dire, innanzitutto squadra ritrovata, la cosa più importante, no? prestazione, eh, San Marino alle spalle, avete giocato alla pari con il teramo. Sì, sì eh, sono molto contento, soprattutto della prima mezz'ora da parte dei ragazzi perché hanno fatto una partita con grande intensità, compattezza, anche con discreta qualità di gioco. Eh, quello che mi è, mi è caduto all'occhio in modo evidente è il discorso della condizione fisica. Cioè, praticamente, ci siamo ritrovati ad affrontare una squadra che è in un'ottima condizione psicofisica, mentre noi probabilmente siamo nel nostro periodo peggiore perché ci mancano due partite, ci mancano tanti allenamenti. Quindi non voglio trovare scuse, non voglio alibi, però vedo il bicchiere mezzo pieno proprio in relazione a quello che ha detto lei sull'atteggiamento, l'approccio sulla squadra ritrovata. È chiaro che adesso dobbiamo ricominciare a correre, non abbiamo altre... Altre alternative, e quindi dobbiamo preparare al meglio la partita di Lucca per cercare di andare a prendere tre punti. Diciamo che oggi c'è stato anche l'abbraccio del pubblico, non era scontato che alla fine vi applaudissero per forza, invece quasi la sensazione è che vi siate compattati, abbiate trovato il punto da cui ripartire. Sì, io devo dire che anche in settimana, confrontandomi con i miei tifosi, io capisco assolutamente il loro, il loro rammarico perché. E perde una partita come quella di San Marino per una squadra importante come vogliamo essere noi è brutto ma non tanto per la sconfitta quanto per il modo con cui abbiamo perso che giustamente non è andato giù ai tifosi e credo che oggi i tifosi abbiano capito comunque che i ragazzi hanno dato tutto era quello che avevo chiesto a prescindere da, da strategie di gioco, però era l'atteggiamento che do, dovevamo avere, che dobbiamo avere e che dovremo avere da qui alla fine del campionato. Varini, la partita perfetta tatticamente, avete provato a vincerla fino alla fine, diciamo che è giusta così, però meglio non potevate proprio. Sì, io sono contento della prestazione che hanno fatto i miei ragazzi del Teramo. Hanno cercato di dare tutto quello che avevano e soprattutto quello che avevamo preparato. Nel primo tempo sapevamo che loro ci avrebbero aggrediti e che ci mettevano in difficoltà, quindi dovevamo essere molto, molto bravi a tenere botta in fase difensiva e l'abbiamo fatto. Poi siamo venuti fuori nel secondo tempo cercando di portare avanti le nostre idee in fase di possesso palla. L'abbiamo fatto, forse potevamo dare più continuità al Gioco offensivo nostro, però eh, fare un, diciamo all'aquila una partita del genere, insomma ci dobbiamo accontentare. Oggi si è vista anche una caratteristica che non sempre vediamo nel teramo perché il teramo le gioca quasi sempre bene le partite, sempre all'attacco. Oggi è una squadra che ha dimostrato di saper soffrire su un campo difficile, pesante contro un avversario ostico. È un passo in avanti. Sì, oggi noi abbiamo avuto un problema importante che. Noi ci alleniamo e giochiamo sul sintetico, oggi il campo era un po' allentato e non avevamo quell'accelerazione che di solito abbiamo, quindi avevamo, perdevamo un po', soprattutto nel primo tempo le seconde palle e questo ci ha creato un po' di problemi ma siamo, siamo bravi anche a tenere botte in fase difensiva e soprattutto a curare i minimi particolari per non prendere per i gol. E sono caratteristiche insomma, che abbiamo anche quelle il problema, ripeto, mi sarebbe piaciuto con un golletto Ci hai provato con Petrella, ci hai provato con Bucchi l'abbraccio dei tifosi oggi vi portate a casa tante cose importanti anche per guardare al futuro nonostante i sedici alle spalle eh, consecutivi positivi sì. Abbiamo un obiettivo importante, dobbiamo continuare a lavorare con grande umiltà, lavorando e curando le partite al minimo particolare. Adesso ci abbiamo la spalla che sarà sicuramente un osso duro a giocarci contro. L'obiettivo è quello, si prosegue, si va avanti con grande determinazione, con grande entusiasmo. Che sono contento che, diciamo, di questa cornice di pubblico che avevamo oggi qui all'Aquila. L'entusiasmo che c'è a Termo, speriamo di, di farli divertire fino alla fine. In telecronaca diretta su SportTube mi sono permesso di dire oggi la tua migliore dell'anno, probabilmente il migliore in campo oggi, sei stato? Ma no, questo sta a voi dirlo, io sono contento della prestazione di squadra, l'importante era quella. Se dico che anche il campo ti ha dato una mano nel senso che sul sintetico forse ti penalizza un po', sbaglio oppure no? Ma no, penso che... Ma per me è indifferente, guarda, se i campi sono questi... Eh... Noi giochiamo dove, dove bisogna giocare. E allora vuol dire che sei in fase eh, a salire della tua condizione fisica, un po' come tutta la squadra. Pareggio tutto sommato giusto, ci avete provato però fino alla fine a vincerla? Sì, diciamo che siamo partiti un po', sapevamo che sarebbero partiti forti, così è stato, abbiamo cercato di contenere i primi dieci minuti, quarto d'ora, poi nella seconda metà del primo tempo e Nella prima mezz'ora del secondo tempo siamo usciti alla grande, abbiamo fatto un'ottima partita, abbiamo cercato di giocare palla a terra, cercando le nostre giocate e penso ci siamo riusciti alla grande. Dove volete arrivare? Ma questo non lo so, noi ogni partita cerchiamo di imporre il nostro gioco e di portare a casa l'intera posta. È chiaro che questo è un momento in cui stiamo facendo bene e nascondersi è difficile, però è... l'obiettivo iniziando non era quello che... Per cui stiamo lottando ora. È chiaro che ci ci ritroviamo e lotteremo fino alla fine per rimanere dove siamo. Entriamo in diretta. Paolo, buon punto per il Teramo. Teramo che però si è allontanato di due punti dalla prima posizione, visto che l'Ascoli ha vinto meritatamente, questa volta senza rigorio con una piccola chiosa eh, contro il Savona. Cominci questa piccola Scubitosa, chiosa dai, polemica. Eh sì, ehm, l'Ascoli ha giocato un'ottima partita però contro il Savona, meritava il, la vittoria, meritava sicuramente i tre punti, la squadra meritavano i tre punti gli Ascolani e guarda, se fosse finita con un, un punteggio anche più largo, l'Ascoli non avrebbe rubato assolutamente nulla. Il Teramo dall'altra parte aveva una partita difficilissima come quella che può essere un derby giocato in trasferta e quindi alla fine è andata, possiamo dire che è andata bene sia la squadra bianconera che la squadra biancorossa Andiamo comunque a vedere il servizio riferito alla partita dell'Ascoli Ascoli Savona 1-0, seguiamo anche le interviste del post partita i due tecnici Petrone e Aloisi, il servizio Ascoli impegnato allo stadio del Duca contro il Savona per il 26esimo turno del girone B di Lega Pro Mister Petrone torna all'amato 4-2-3-1 con Pirrone e Altobelli in mezzo al campo. Sulla tre quarti si rivede Tripoli dopo l'infortunio con Grassi e Mustacchio. In avanti c'è Perez, preferito inizialmente ad Altinier. Il Savona con Scappini e Munarini in avanti, difesa a 5. Ed è proprio Scappini a creare un problema qui all'anni, poi commette fallo. L'attaccante Ligure che viene anche ammonito per proteste, si salva la difesa del picchio. Al quattordicesimo Taddei, uno dei migliori dei suoi. Punizione a giro che finisce di poco sopra la traversa. Sul fronte opposto c'è questo contatto in aria tra Grassi e Galimberti, lascia correre l'arbitro Candeo. Lascoli nella prima frazione trova qualche difficoltà a impensierire il portiere ospite Rossini, che sarà grande protagonista del match. Qui ci prova Nardini in qualche modo, dentro per Perez, anticipato il pallone a grassi, volé col mancino, ma l'arbitro ferma il gioco per una posizione di offside. Sempre Nardini, schierato terzino destro al posto dell'infortunato Avogadri, dentro per Leo Perez, ancora una volta l'assistente vede una posizione di offside. Al ventiduesimo si invola l'attaccante bianconero numero 9, parte questo tiro cross che però non c'entra allo specchio della porta. Tripoli su calcio piazzato a giro, conclusione interessante. Che di poco finisce sopra la traversa. Anche in questa circostanza l'arbitro ravvede un fallo. Calcio di punizione per il Savona. Ci prova Pirrone da fuori col piede destro. Tiro inguardabile che finisce addirittura in fallo laterale. Al 36esimo, occhio a Grassi. Dentro per l'avanzata di Mori in proiezione offensiva. Si, fa, si salva in qualche modo Cabeccia. Poi Grassi arriva sul fondo, cross morbido, Tripoli in mezzo rovesciata col mancino. E Rossini dice no con uno splendido intervento distinto. Ancora Mori in avanti alla ricerca di Grassi che controlla il pallone e poi non riesce nell'assist per Tripoli che sarebbe stato tutto solo a porta vuota. Primo minuto della ripresa e Lascoli passa in vantaggio con Nardini che tocca per Mustacchio. Colpo di testa preciso ed è 1-0. Quinto gol in campionato per il tornante ex Vicenza che va ad esultare sotto la tribuna. Tripudio al Del Duca. Gol pesantissimo di Mustacchio che brucia Galimberti e batte Rossini. Ascoli sul velluto è più tranquillo ora. Pirrone da fuori con questo Bolide in stile pirlo. Il pallone non inquadra l'incrocio dei pali. Ci prova anche Grassi. Piatto mancino col piede Rossini a dire no. Ancora Lascoli Pelagatti vede e serve Grassi di prima intenzione dentro per Perez, destro di prima intenzione e Rossini riesce ancora una volta ad opporsi. Grande la prestazione del 24enne portiere del Savona. Qui si impapera Galimberti. Il pallone arriva al è entrata una ripresa al posto di Perez. Parte una conclusione col destro. Sporcata in corner da Rossini da calcio d'angolo. Addirittura Grassi prova il numero da circo. Rossini si salva con l'aiuto della Traversa. Poi all'ultimo minuto c'è questa mischia in area bianconera. Ma l'arbitro ferma tutto per un fuorigioco. Finisce la contesa con la vittoria dell'Ascoli per 1-0. Tre punti fondamentali per il picchio che sale a quota 50 e mantiene la leadership in vista del prossimo match sul campo del Pisa all'Arena Garibaldi di venerdì 27 febbraio. Un Pisa bloccato sullo 0-0 a Ponte d'Era. Mister, un ottimo primo tempo da parte del suo Savona, poi il gol di Mustacchio ha legittimato il successo dell'Ascoli, il suo portiere ha effettuato ottime parate, però sicuramente la prestazione della sua squadra è stata positiva. Sì, beh, venire ad Ascoli contro la prima in classifica e confrontarsi così senza nessun timore reverenziale è già un grande successo per noi. Certo, avremmo preferito portare a casa un risultato positivo perché per quello che ho visto nell'arco della partita insomma, credo che i ragazzi l'avrebbero meritato per quello che hanno fatto nel primo tempo e per come hanno saputo soffrire anche nel secondo tempo poi del resto noi prendiamo dei gol un pochino strani dopo due minuti a eh, fine primo tempo ci eravamo detti tante belle cose dopo un minuto e mezzo becchiamo un gol così veramente in maniera ingenua poi è chiaro che ti scombussono un pochino i piani però nulla da rimproverare ai ragazzi con questo quest atteggiamento io credo che eh, ci danno per spacciati, ma sarà difficile, insomma, che, eh, che, difficile, che moriremo presto con questo atteggiamento. Come ha visto l'Ascoli dopo la debacle di Prato? La squadra ha ottenuto tre punti importanti, però forse serve qualcosa in più per meritarsi la Serie B? Beh, c'è qualche eh, defezione oggi, c'era qualche defezione, la squadra non era proprio al completo. Però è una squadra che ha forza, è una squadra che ha visto nelle partite precedenti e è stata in grado di ribaltare risultati anche negativi, eh, anche l'ultima in casa con la spalla, quindi voglio dire è una squadra che ha grande forza. Beh, credo che possa arrivare fino in fondo, anche se, come ho detto qualche giorno fa, bisogna fare molta attenzione, questo è un campionato molto strano e le squadre che stanno dietro non hanno nessuna intenzione di mollare. Ehm, e hanno anche un vantaggio secondo me, hanno magari meno pressione perché questa è una piazza, è una piazza che ti mette delle pressioni enormi però le, le, le condizioni, eh, c'è tutto per poter arrivare fino in fondo Quali emozioni il suo ritorno al Del Duca con i tifosi che le hanno anche regalato un bel coro? Beh, emozioni bellissime, ho questo campo per tanti anni, tante gioie Dicevo a, a un tuo collega prima anche i dolori, comunque, sono per me dei ricordi belli perché, comunque, li ho vissuti, li abbiamo combattuti sul campo. Delle bellissime sensazioni, terminate al fischio d'inizio, poi quel coro lì. Insomma, quando una, una curva di questo genere ti regala un coro così, è chiaro che, evidentemente, qualcosina gli hai lasciato dentro, e questo è motivo di grande soddisfazione. Mister, questi sono tre punti importanti per tanti motivi, perché si veniva da una sconfitta brutta che ha suscitato diverse polemiche, l'Ascoli ha risposto presente, rimane lì in vetta alla classifica e nel secondo tempo si è visto anche un buon Ascoli. Ma sì, è, um, io a volte poi mi metto pure nei panni dei ragazzi, eh, dove magari il fattore emotivo non è facile metterlo da parte, sono ragazzi, sono giovani eh, anche se poi magari le esigenze mie... Sono, e vi parlo solo delle mie esigenze, non vi parlo di quello che è la piazza o i tifosi o i pseudo tifosi eccetera eccetera. E sono, sono ragazzi e hanno, hanno visto nei primi 45 minuti un atteggiamento del Savona che avevamo preparato e già sapevamo, e però poi nel momento in cui hanno alzato i ritmi sono entrati col giusti secondo te, ma hanno dato continuità alla prestazione fatta e eh, si è portata a casa una vittoria importante, importante perché è voluta. E con un atteggiamento giusto l'atteggiamento giusto è quello di andare a lottare su tutti i palloni con grande decisione cosa che non abbiamo fatto con continuità nell'ultimo periodo e le misure sono quelle per cui è stata costruita questa squadra quindi il 4-2-3-1 e 4-2-4 è nel DNA di questi ragazzi e non a caso Ossesso Grassi, Nardini Altobelli oggi hanno fatto una prestazione importante come tutti quanti gli altri e poi perché <coughs> ti rendi conto poi il il rientro di un elemento, come possa poi cambiare, eh, al di là della prestazione di Tripoli, di come il rientro di un elemento ti possa poi cambiare le, eh, le, le gerarchie di una, di una partita fatta in fase di possesso palla e di non possesso palla. Eh, noi siamo costruiti per fare questo. L'importante è importante che i ragazzi oggi abbiano rispettato le consegne, eh, perché così, così la strada è giusta e eh, però dobbiamo recuperare gli altri elementi che stanno fuori. Siamo un po' in ritardo. Andiamo velocemente a vedere tutti i gol che sono stati eh, segnati nella giornata di eh, Lega Pro che si è giocata ieri. Intanto c'è un messaggio, torniamo dall'Aquila soddisfatti per la prestazione, ma con un po' d'amaro in bocca per il risultato. I tre punti li avremmo meritati, avremmo dovuto conquistarli con un po' di coraggio in più. Ora più che mai, forza biancorossi, tutti al Bonolis, lo abbiamo detto anche prima sull'importanza della partita e del pubblico di Teramo, ma che si è mangiato San Domenico? Eh lo so, ma Sul finale, lì, soprattutto, si è mangiato. Eh, un, ci devi stare lì per calciare quella palla e capire: importante. siete i numeri 1L, puntato C, puntato I, Junior Junior. Jr. Ascolano, tu fai rima con, punto interrogativo Giancarlo, questo si scommette Giancarlo Falconi che <ride> ha sentito il messaggio <ride> prima, è stato toccato nell'orgoglio e subito ha eh, risposto con questo messaggio. Dicevamo, siamo un po' in ritardo, andiamo a vedere i gol che sono stati siglati nella giornata di eh, ieri nel campionato di Lega Pro, il servizio. L'Ascoli di Petrone riconquista la vetta della classifica nel girone B di Lega Pro. A decidere il match contro il Savona, vinto per 1-0 dai marchigiani, una rete in avvio di ripresa al secondo di Mustacchio. La copertina di giornata aspetta però al Pro Piacenza, che nel derby tutto Emiliano riesce ad imporsi 2-0 sulla Reggiana. Ancora una volta protagonista Alessandro, che dopo 5 minuti va in gol direttamente su calcio di rigore. Al decimo raddoppia per i Piacentini, sal per la Reggiana una brutta sconfitta. 1-1 finisce il match tra Grosseto e Ancona. Alla rete di Camillucci dell'Ancona al 38 minuto risponde Torromino del Grosseto al 95 tra le vementi proteste della squadra ospite. 3-0 per la Carrarese sulla Lucchese, determinante Cellini al 35 minuto del primo tempo. Il raddoppio arriva 3 minuti più tardi con Castagnetti, poi chiude il match ancora Cellini al 23 della ripresa. Vince la Pistoiese in rimonta sul Forlì. Apre le marcature, Docente al 22esimo per la squadra forlivese. Il pareggio di Falserano proprio nei minuti finali del primo tempo. Nella ripresa, la rete decisiva è messa a segno da Anastasi al decimo minuto. Gubbio Prato non va oltre l'1-1, tanto spettacolo però. Alla rete di Boccalon, al quarantesimo del primo tempo per i toscani, risponde ancora una volta al 23esimo della ripresa Mancosu. Fiera dei gol nel match tra Sant'Arcangelo e Tutto Cuoio nella sfida giocata venerdì. Sera, vince il tutto cuoio per 3 a 2, apre le danze Civilleri al 22esimo, il pareggio di Falconieri per i padroni di casa al 24esimo. Poi ancora la squadra ospite al 31esimo della ripresa con Gelli. Quindi Graziani che pareggia nuovamente i conti al 34esimo, chiude tutto il match al 40esimo. Lombardi su autorete. Finiscono invece 0 a 0 due sfide d'alta classifica: l'Aquila-Teramo e soprattutto il Pisa che non va oltre il pari sul campo del Pontedera. Lasciamo la lunga pagina che abbiamo dedicato al calcio di Lega Pro. Paolo, scendiamo nel campionato di Serie D. Intanto, attenzione, è arrivato un altro messaggio. Teramano Aquilano, chiunque tu sia, ma voi con che fate rima? Punti in durale Ho qui oggi giornata dedicata alle rime, agli sfottò, al, <ride> al campanile tra le varie tifoserie. Dicevamo, scendiamo nel campionato di Serie D... Una sola vittoria per le formazioni abruzzesi. Ha vinto il Giulianova nel derby con il Celano. Ha pareggiato il San Nicolò. E non è una novità, anche se c'è stata qualche eh, decisione arbitrale che davvero, sul quale c'è davvero tanto da ridire. Hanno perso invece appunto il Celano nel derby con il Giulianova, il, eh, la Miternina in casa con la Maceratese e il Chieti. Male a Iesi, non è stata una grandissima giornata per le abruzzesi. No, una vera scoppola per il Chieti che perde 4-0 con la Iesina, e male anche la Miternina con la Maceratese. C'è da dire che comunque la Maceratese non ha giocato una grandissima partita. Assolutamente non prima, Però della, prima della classe. Però, sì, conta esatto. quello. Eh. Conta, conta sicuramente hai quello. 8 punti di vantaggio sulla seconda conta vincere, non, no, non ma, neanche importa come. No Sicuramente, ma in generale non è stato un bel match perché anche la miternina non è che abbia fatto granché o che abbia impensierito più di tanto Saitta, il portiere della Maceratese. Anzi, Saitta ci ha pensato da solo ad impensierirsi perché. Ha sbagliato due o tre interventi in uscita, non ha preso bene la posizione su dei traversoni che fondament fondamentalmente sono stati sbagliati da giocatori della miternina e che erano diretti in porta, è stato bravo poi a recuperare e a mandarli in angolo. Non è stata dicevamo, una bellissima partita, però è arrivata questa sconfitta per la miternina, e i tre punti invece sono quelli che contano per la, Maceratef per la maceratese. Altro ennesimo pareggio del San Nicolò con un arbitro sicuramente non perfetto. Francesco, tu qui mi aiuterai perché io ho preso. Ne ha combinate di tutti servizio. i colori. Sinceramente, l'arbitro di ieri ne ha combinate di tutti i colori, però purtroppo bisogna anche accettare quelle che sono le decisioni arbitrali. Vero? Epifani fosse riuscito a concretizzare qualcosa in più sotto porta, magari anche l'errore arbitrale poteva ma è un po passare il... in secondo piano come spesso accade nel, nel ma, calcio. Ma questo è un po' il punto del, del San Nicolò, concretizzare le azioni da rete eh, che vengono create lungo il corso della, della partita, poi l'errore arbitrale o più di uno possono, possono starci insomma, lungo il corso del match. Però bisogna, quando il pallone è lì bisogna buttarlo dentro, Se ecco. c'è poco da, da fare, c'è poco da dire alla fine. Poi certo, se stai pareggiando 0-0, ti danno un rigore al novantesimo inesistente, allora lì ti viene un po' di, di rammarico, ma si parla sempre di... A proposito del San Nicolò, ecco un messaggio, San Nicolò poco cinico, anzi quasi per niente, lo stiamo ah, dicendo è il proprio, punto proprio del, adesso. Del San Nicolò al di là, proprio questo è il punto al di là degli errori arbitrari che sì possono starci, ovviamente sempre fatti in buona fede dalla classe arbitrare, ma uh, è, 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 è il fatto di essere cinici sotto porta è quello che fa poi la, differen la differenza tra una squadra affetta da pareggite e una squadra che magari non gioca bene, però vince poi alla fine. E su questo è Giulianova che va a vincere a Celano e che si prepara ad accogliere il... Uh, un nuovo ingresso in società massi. Ieri ha trovato l'accordo con il presidente Esposito e dovrebbe rilevare una parte delle quote sociali. Secondo me ci sono da fare gli applausi a Mister Giorgini, perché è lui che ha tenuto su la baracca, tra virgolette, perché non so se un altro allenatore è, sarebbe riuscito? Diciamo, sarebbe stato in grado di, altro, di fare lo stesso esatto, sarebbe stato in grado di tenere un po' unito questo gruppo nonostante tutto, nonostante tutti, andare avanti e comunque andare a giocare le partite ogni volta. Eh, cioè il Giulianova non ha falsato assolutamente il campionato, nonostante tutto, nonostante la situazione, eh, è scesa sempre in campo per cercare di vincere la partita, per fare la propria partita. E questo va sicuramente, eh, eh, gli va sicuramente, fanno, vanno fatti sicuramente i complimenti. Ma i complimenti soprattutto a Giorgini, che ripeto è stato in grado di tenere unito un gruppo che eh, aveva tutto, ma eh, non, era assolutamente, non era assolutamente unito prima. Andiamo comunque a vedere a proposito del Giulianova la partita del eh, Giulianova, la vittoria di Celano, andiamo a vedere anche il servizio tra San Nicolò e della partita tra San Nicolò e Vispesero, vediamo. Chissà perché oggi a Celano la parola che si sente di più in giro è Parma. Affinità elettive o qualcosa di più? In effetti l'aria che tira è pesante, anche se a respirarla sono in pochi. Derby fra nobili decadute, che di certo non ha più un grosso appeal e lo si intuisce anche dall'intensità di gioco. Primo match del dopo Luiso e Celano che cerca di darsi la scossa con pochissimi ritocchi. Confermato il 4-4-2 in campo con un poco usuale numero 5, c'è Piccirilli. Per il resto tutto come prima. E noi andiamo direttamente al decimo quando Pellegrino ci scuote con un avvitamento che trova falso, prontissimo alla deviazione. La partita non decolla, ma al diciottesimo il Celano bussa di nuovo. Almeno ci prova con Castaldo che stringe troppo la traiettoria. Nulla di fatto e passiamo quasi al tramonto del primo tempo per vedere questo diagonale di Esposito intercettato da Falco, rapace di nome e di fatto, nel tapin in sospetto fuorigioco. Giulianova in vantaggio e ce l'hanno assopito fino alla mezz'ora della ripresa quando Suleman scaglia quello che somiglia tanto ad un tiro di frustrazione. Mettiamola così. Conta il pensiero come 100 secondi più tardi, quando è il Neo Entrato Ippoliti a sporcare i guantoni di un falso in vero poco impegnato oggi. Sembra la classica partita da 0 a 0, purtroppo però al Celano è già scappato un bue dalla stalla. Risultato Voragini difensive Castellane e in una di queste si inserisce al quarantesimo Marozzi che appoggia poi per l'ultimo arrivato in campo Sciamanna, che non perdona. 2-0, e sul Celano cala l'ennesimo sipario di una stagione sciagurata. Il San Nicolò si conferma affetto da pareggi acuta. I Biancazzurri impattano anche contro l'Avis Pesaro, raccogliendo il loro undicesimo segno X dall'inizio della stagione, un record per la squadra di Mister Epifani che al cospetto del fanalino di coda del campionato non va oltre l'1-1, un risultato sul quale pesano però alcune decisioni scellerate prese dal signor Tursi di Valdarno, in evidente giornata no. La cronaca del match, avvio poco spettacolare, fin dalle prime battute di gara la Vispesaro dimostra un atteggiamento tutt'altro che remissivo, il San Nicolò fatica a creare gioco e a trovare sbocchi in avanti, i Biancazzurri si fanno vedere due volte, sempre da lontano e sempre con chiacchiarelli, al sesto con un raso terra che si spegne fuori di poco, All'ottavo con una sventola che termina la sua corsa sul fondo, i marchigiani comunque non si spaventano e al ventiduesimo rispondono con un'azione sull'asse Bugaro-Rossoni, la conclusione al volo di quest'ultimo però è in il San Nicolò va avanti a fiammate ed è proprio su una di queste fiammate che i biancazzurri di Epifani costruiscono l'azione più pericolosa del primo tempo. Trentesimo. Moretti sulla destra, semina tutti. Cross teso al centro per la corrente Bartolini che di testa colpisce in pieno la traversa. L'ultimo cenno di cronaca poi arriva a pochi istanti prima del 45esimo con questo tiro di Valim che non impensierisce Teodorani, 0-0 all'intervallo. Nella ripresa, i Biancazzurri tornano in campo più convinti e spingono sull'acceleratore con maggior decisione. Al secondo Moretti dal fondo pesca Chiacchiarelli che al volo tentare Eurogol, ma la palla va fuori di poco. Sei minuti dopo, la palla buona capita sui piedi dello stesso Moretti, ma il suo tiro è troppo centrale. Teodorani controlla in surplus. Ma il vantaggio di casa è il rimandato di appena tre minuti. All'undicesimo, infatti Biancazzurri. Gazzurri passano, Mozzoni dalla sinistra illumina, Iaboni prolunga per Moretti che da due passi spara sotto il 7 dell'incolpevole Teodorani. 1-0. Il San Nicolò sembra in controllo del match e invece al diciottesimo gli ospiti raddrizzano il punteggio. Contropiede solitario di De Julis, che entra in area, si infila in mezzo a tre e cade dopo un contatto con Gabrieli. L'arbitro fischia il penalty e ammonisce il difensore di casa. Episodio da rivedere alla moviola. Dal dischetto comunque Bugaro non fallisce, spiazza Digifico e firma l'1-1. Al ventunesimo, ancora un'azione contestatissima, questa volta in area marchigiana. Brighi, già ammonito, stende così Moretti. Il rigore, come conferma il ti sembra netto, ma la giacchetta nera, incredibilmente, punisce la simulazione dell'attaccante di casa. La partita a questo punto si incattivisce e l'arbitro continua nel suo show personale dispensando cartellini un po' a casaccio. A pagare per tutti è Petronio che al ventinovesimo finisce anzitempo sotto la doccia per questo fallo Vegnale ai danni di Bugaro. Nel finale, comunque, non accade più nulla: finisce 1 1 tra i rimpianti del San Nicolò. Mister, è un risultato importante per la sua vispesero questo che ha raccolto sul campo del San Nicolò. Sì, secondo me è un risultato importantissimo perché ci permette anche di eh, cominciare una serie che speriamo sia positiva. Eh, ho visto una Vispesaro eh, abbastanza aggressiva, abbastanza eh, in palla eh, Forse eh, ho visto San Nicola Materi che mi è sembrato che abbia giocato eh, un, un pochino di più e Oggi eh, noi siamo stati bravi ad, ad andare ad attaccarli e abbiamo, mh, siamo riusciti a fare una discreta partita Gli episodi contro il San Nicola come li ha visti dalla sua panchina? Io cosa vi devo dire? Io mi fido di quello che dice il mio giocatore. Il mio giocatore mi ha detto che ha toccato per terra, io mi fido di quello. È chiaro che io dirò così, quello di San Nicolo dirà il contrario. Eh, purtroppo, purtroppo o per fortuna c'è l'arbitro che deve decidere. E comunque anche l'arbitro, anche in molte situazioni, eh, specie nel finale del primo tempo o sull'11 nostro, è stato delle volte, eh, da, da, vista dalla mia parte, poteva essere criticato in qualche modo. Mister, sei più deluso dalla prestazione non brillantissima della tua squadra, o sei più arrabbiato per i tanti episodi arbitrali che hanno penalizzato la tua squadra nel corso dell'incontro? Ma sono, sono arrabbiato, sono arrabbiato perché sapevo che questa partita era difficile. È una squadra che ti fa giocare male. E poi una squadra quando lotta per salvarsi sono squadre pericolosissime da incontrare. Però credo che la squadra anche oggi ha creato le sue palle gol e poi se devo parlare dell'arbitro oggi potrei dire cose che non, che non posso dire, eh, l'avete visto tutti, penso che l'arbitraggio è stato un pochettino a sfavore nostro perché oggi per l'ennesima volta credo che c'è un rigore non clamoroso ma di più. Eh, ma l'andamento della partita ogni piccolo fallo era sempre, eh, sempre il contrario, fischiava c'erano delle ammunizioni per loro non l'ha mai fatte quindi credo che sono, sono dispiaciuto perché siamo, lavoriamo dalla mattina alla sera e credo che questa squadra si sta, sta dando veramente grandi risposte eh, sta facendo un grande campionato e forse delle volte non è soltanto colpa nostra quando magari portiamo a casa un pareggio. Quando oggi la squadra doveva vincere perché meritava di vincere. Andiamo subito a vedere i prossimi due servizi dedicati al campionato di serie D. Andiamo a vedere Jesina Chieti e Amiternina Maceratese. Quindi servizi dedicati alle altre due formazioni che militano nel girone F di Serie D. I servizi. La Jesina ritrova il successo e l'abbondanza di reti, superando per 4 a 0 il Chieti, in una gara che per più di un'ora i Leoncelli giocano con l'uomo in più e meritano di vincere. Bacci ripropone a centro difesa la coppia Tafani Tombari per la Jesina 4-4-2, in cui gli esterni offensivi sono Sassaroli e Mattia Cardinali. Nel Chieti le punte sono Brosi e Orlando, Perfetti e Lagzir tengono il cuore del campo. La gara entra nel vivo dopo il quarto d'ora con le proteste. Al diciassettesimo reclama la Jesina. Traini viene estratto. Tonato in area di rigore Bursese poi conclude al lato ma si prosegue. Ancora protesta il diciannovesimo, conclusione di Nicola Cardinali, innescata dall'uscita a vuoto di Placidi e dal colpo di testa di Traini. Di Pietro si oppone con la spalla e fa gridare all'affallo di mano la formazione di casa. Al ventiquattresimo per la Jesina ci prova Pierandrei, conclusione dalla distanza a pallone che termina al lato. Al ventottesimo si vede il Chieti, la Gzir cerca la porta da fuori e Tavoni rimedia mettendo in calcio d'angolo. Alla 32esima prima svolta della partita, traversone di Nicola Cardinali in area a cercare la testa di Traini che viene trattenuto dal già ammonito Rapino per il difensore del Chieti c'è il rosso diretto e c'è anche il calcio di rigore in favore della formazione Leoncella che resta con l'uomo in più. Sul dischetto si presenta Francia che però spreca calciando al lato. Partita che resta sullo 0-0. Non si dà per vinta la Jesina ed insiste al quarantatresimo tentativo di Francia dal limite dell'area, Placidi respinge ci prova Sassaroli, ma la difesa teatina riesce ancora a salvarsi. Poi al limite dell'area arriva il fallo su Nicola Cardinali. Sulla battuta si presenta Mattia Cardinali, gran botta del giocatore Loncello, palla che si insacca sotto l'incrocio 1-0 allo scadere del primo tempo. Subito al rientro in campo Pierandrei cerca Traini e l'inserimento in area del centravanti Leoncello, che però calcia debole di piatto, respinge Placidi. Il 2-0 arriva al 54esimo. Calcio d'angolo a centro Francia è solitario per lo stacco e l'inzuccata sul palo e poi in rete. Brivido al 60esimo quando il direttore di gara Bendanti di Ravenna accusa un infortunio alla coscia e fa ricorso alle cure della panca Leoncella, ma il gioco riprende. Il Chieti prova a scuotersi al 64esimo, punizione defilata calciata da Giron, botta deviata in corner da Tavoni. Per la Jesina, al 69esimo prova da fuori Traini, pallone che termina al lato. La gara va in archivio all'ottantunesimo. Frulla cerca la porta da fuori area. Placidi si distende e mette in calcio d'angolo. Sulla battuta, Gianmarino, sfortunato, fa il più classico degli autogol 3-0. All'82esimo Pierandrei calcia alto smarcato da Traini davanti a Placidi. All'84 arriva anche la quarta rete dei padroni di casa quando Frulla corona la sua prova con una conclusione da fuori che si insacca sotto la traversa. Una non brillante maceratese batte di misura in trasferta una Miternina comunque spenta e senza idee. Gli uomini di Mister Maggi si aggiudicano tre punti pesanti che rafforzano il primato in classifica grazie al gol di De Grazia al nono minuto del primo tempo. Troppi gli errori invece da parte dei padroni di casa della Miternina, che si svegliano soltanto nel secondo tempo ma non riescono ad essere mai realmente pericolosi. Andiamo alla cronaca del match. Al quarto ci prova subito D'Antoni col destro. Facile la parata per Di Fabio. La risposta della miternina un minuto dopo. Scippolo sbaglia un cross che diventa pericoloso. Con l'incerto Saitta costretto a deviare in angolo. Al nono arriva il gol ospite. De Grazia ci prova da fuori. Il tiro non è irresistibile, ma Di Fabio combina un pasticcio. E la palla finisce in rete per l'1-0 biancorosso. E per la gioia dei tifosi giunti da Macerata per assistere al match. 21esimo dall'altra parte svetta Santilli, ma viene anticipato dalla retroguardia ospite che manda in angolo. Al ventinovesimo torna a rendersi pericolosa la maceratese. Dalla sinistra D'Antoni serve Villanova. Il tiro dell'attaccante termina fuori. Al 41esimo tocca a croce in pensieri di Fabio, ma la sua punizione viene neutralizzata dallo stesso numero uno di casa. Nella ripresa, fuori di Fabio che accusa problemi di pubalgia dentro il classe 1996 Gerosi. Mister Angelone evidentemente si fa sentire negli spogliatoi perché la miternina parte subito forte. Secondo minuto, Slalom sulla destra di Torbidone che serve Gizzi. Il numero 10 si coordina e calcia. La palla termina di poco alta. Al quinto è Croce a testare i riflessi del neoentrato Gerosi da fuori. Bravo il giovane portiere a neutralizzare la conclusione in angolo. Al dodicesimo arriva l'espulsione di Perfetti per doppia ammonizione. Mister Maggi allora si copre e passa al 4-4-1 togliendo uno spento Villanova per Petti. Minuto 34, Carrato sbaglia un traversone che mette nuovamente in difficoltà Saitta, che è costretto a rifugiarsi in corner. Al 46esimo, nel primo dei 4 minuti di recupero, la Mitternina rischia di pareggiare. Angolo di Gizzi, Arciprete si avventa sul pallone, ma non riesce ad arrivarci per un pelo. Finisce così, ha scoppito. Maceratese batta Mitternina 1-0. Lasciamo il campionato di Serie D, scendiamo nel campionato di eccellenza. Paolo, che cosa ha detto quest'ultima giornata? Eh, che cosa ha detto? Che si sono rovesciati un po' i, i, i risultati della scorsa settimana perché eh, eh, c'è stata la, la sconfitta del, del Paterno contro la Vastese e il l'Avezzano invece è andato a vincere 5-0 contro il Vasto Marina e quindi c'è stato questo... Eh, nuovo cambio della guardia nuovo, in vetta Esatto E poi Nelle zone basse lo, invece c'è stata questa vittoria 5-3 dell'Alba sì, della 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 Molto importante sulla, in chiave salvezza L'Alba che adesso ha 10 eh, punti di vantaggio sul Vasto Marina E, e se, rimane, se rimanessero così le cose probabilmente neanche andrebbe a disputare il play-out contro questa formazione Il, il play-out e quindi sì sarebbe salva No, una giornata positiva per per l'Alba Adriatica e per l'Avezzano sicuramente che riconquista la testa della classifica. Andiamo a proposito dell'Avezzano, andiamo a vedere il servizio sulla partita Avezzano-Vastomarina, andiamo a vedere anche Bastese-Paterno e con questi due servizi chiudiamo la trasmissione e vi salutiamo. Noi ringraziamo Paolo Marinucci, ospite fisso della nostra trasmissione. Grazie, il grazie nostro... A tecnico Pier Ferdinando Piccioni che ha permesso la messa in onda di questa trasmissione, adesso eh, gli ultimi due servizi di quest'oggi, Bastese Paterno e Avezzano Bastomarina. A presto! finisce 2-1 in favore della Vastese e scivola allo stadio Aragona la capolista paterno che va sotto di un gol poi pareggia ma nell'ultimo quarto d'ora subisce il 2-1 e rischia di prendere un altro gol. Prima fase di studio con le due squadre che si affrontano a viso aperto e si danno battaglia a centrocampo. Poi è la Vastese ad attaccare con maggiore efficacia. Al nono è travolgente la progressione di Tarquini sulla fascia sinistra. L'attaccante biancorosso si accentra e all'ingresso dell'area lascia partire un destro a girare, pallone insidioso di Girolamo Smanaccia. È sempre Tarquini a orchestrare le azioni pericolose dei padroni di casa. Al venticinquesimo, il numero 9 della squadra di Vecchiotti mette il suo sigillo personale sul match. Tarquini avanza in dribbling e quando si trova la porta davanti, con una finta spiazza il portiere e lo trafigge sul primo palo. L'avastese potrebbe raddoppiare tre minuti più tardi, ma il colpo di testa di Cataruzzolo da buona posizione finisce fuori. La reazione del paterno non arriva, la formazione di Iodice non riesce a creare pericoli alla difesa dei padroni di casa se si esclude una mischia su calcio d'angolo allo scadere. Rimane a terra Leo ma il portiere Biancorosso poi prosegue fino al termine del match. All'inizio della ripresa, gli ospiti provano a spingere sull'acceleratore e a velocizzare la manovra, rendendosi pericolosi per la prima volta al secondo minuto. Ma l'occasione più limpida per pareggiare il paterno riesce a crearla al settimo. Aquino irrompe in area, approfitta della caduta del diretto avversario e si presenta davanti al portiere. Non tira, ma mette al centro per l'accorrente Cordischi, che al momento di tirare viene chiuso da due difensori. Ma un altro calcio piazzato riporta in equilibrio le sorti dell'incontro. Corner di D'Amico dalla destra, cross preciso per la testa di Bolzan, che è indisturbato insacca in rete. Quattro minuti più tardi, gli ospiti rubano palla e ripartono. La corsa di Aquino però si conclude con un destro potente che colpisce l'esterno della rete. Ma la Vastese non molla, la squadra di Vecchiotti vuole vincere al minuto 41 la svolta della partita. Da calcio d'angolo D'Ambrosio cerca e trova De Fabritis sul primo palo, incornata e palla in rete, è il 2 a 1. I padroni di casa potrebbero mettere al sicuro il risultato nel primo minuto di recupero, quando Tarquini è travolgente sulla sinistra, mette al centro ma D'Amico ferma il pallone con un braccio. È rigore. Dal dischetto Tarquini cerca la doppietta personale, ma Di Girolamo intuisce e si tuffa sulla sua destra, respingendo il tiro a mezza altezza. Non accade più nulla per la vastese vittoria meritata. Nel paterno la difesa ha lasciato alquanto a desiderare. Gli spagnoli la chiamano manita, da noi più semplicemente cinquina, ma la sostanza non cambia. Quando una squadra riesce a segnare cinque reti all'avversario può significare o che chi ha vinto è troppo forte o che chi ha perso è troppo debole. Ed anche in questo caso il senso è più o meno lo stesso. Le parole di fuoco espresse dal Presidente Paris al termine della sconfitta contro il Montorio avrebbero potuto anche lasciare il segno, ma giocatori e tecnico sono stati bravi a mantenere la calma e a recuperare in fretta la giusta concentrazione, favoriti anche dal calendario che sulla loro strada ha proposto un avversario nettamente inferiore. Ai Marsicani sono bastati pochi minuti per chiudere il discorso e alla fine se il punteggio non è stato ancora più corposo lo si deve al fatto che sul 4-0 i biancoverdi hanno tirato un po' i remi in barca pensando forse a non rischiare le caviglie sul mal ridotto terreno del Dei Marsi, visto e considerato che fra una settimana l'avversario di turno sarà l'Angolana. Ed ora la cronaca con le immagini di Domenico Ciminelli che ci porta direttamente al quarto quando su traversone di Kras Moro ci prova di testa ma spreca tutto alzando troppo la mira dall'interno dell'area. Passano solo 5 minuti e l'Avezzano è in vantaggio. Sassarini controlla un pallone sulla tre quarti e all'improvviso carica il destro e molla una randellata che non lascia scampo a Cialdini. Palla che picchia sotto la traversa e varca la linea di porta. Il guardaline non ha esitazioni ed indica immediatamente il centro del campo. Noi comunque vi facciamo rivedere l'azione al rallenti. Vasto che barcolla e poco dopo Venditti potrebbe già raddoppiare quando Bisegna propone dalla bandierina e il difensore centrale impatta di testa mettendo a lato da posizione invidiabile. Il gioco ristagna in prevalenza nella metà campo ospite, ma di tanto in tanto si propone anche il vasto, che al diciassettesimo perde palla, lasciandola tra i piedi di Venditti, che vede bittaie tagliare in due la retroguardia ospite per agganciare il lancio del compagno e trasformarlo in oro colato con un preciso pallonetto, ricevendo in cambio una robusta dose di meritatissimi applausi. Le statistiche dicono che l'Avezzano almeno un gol deve subirlo e al ventitresimo quasi ci siamo, ma sulla corta di spinta di Ciciotti i vastesi non riescono a metterla dentro né con Cesario né con Gallier. Ventisettesimo, combinazione fra Bittai e Moro e destro raso terra del centravanti che però spedisce nuovamente al lato. Il terzo gol è ormai maturo e arriva al ventottesimo ed anche stavolta al termine di una bella azione che vede Bisegna al cross dalla sinistra, Moro che appoggia indietro di testa per Cras e il biondo che gira di sinistra e confeziona il terzo dispiacere per il malcapitato Cialdini. Ancora un minuto e c'è anche la replica vastese con questo destro da lontano di Gallier che obbliga Cicciotti a sporcarsi maglia e guanti per il tuffo che abbiamo appena visto. Ed ora il secondo tempo che inizia sulla stessa falsa riga del primo perché dopo solo un minuto Menna va in fuga sulla destra, guadagna la linea di fondo e crossa al bacio per Moro che però arriva con una frazione di secondo di ritardo. Sono le prove del quarto gol che si regista al settimo minuto, l'azione dell'Avezzano è elaborata e l'assist finale è di Bittaglie per Moro il cui destro non lascia scampo a Cialdini. Bravo Moro, ma bravo ed altruista nella circostanza anche Bitaie che avrebbe potuto concludere in proprio l'azione. A questo punto, via alle sostituzioni e con un rassicurante 4-0 all'attivo, l'Avezzano pensa più a salvaguardare l'incolumità fisica, cercando di evitare le trappole del fondo sempre più sconnesso dello stadio dei Marsi. Al diciannovesimo, Menna crossa teso dal fondo per Puglia, che però alza troppo la mira anche per la deviazione di un avversario. 43esimo destro dal limite del nuovo entrato Monachetti, sul quale Ciciotti si conferma comunque attento e concentrato, volando a deviare in calcio d'angolo la botta del numero 17. E infine la quinta ed ultima rete, concessa dal direttore di gara sotto le forme di un calcio di rigore, arrivato per una inutile spinta ai, ai danni di Micchiche in area, quando lo stesso Micchiche si apprestava al controllo. Inutili anche in questo caso le proteste, e in assenza di Moro già sotto la doccia, tocca a Bisegna fare centro dal dischetto degli 11 metri. Negli spogliatoi arriva intanto la notizia della battuta d'arresto del paterno e del mezzo passo falso di Francavilla e Angolana. Ma, memori delle precedenti delusioni, i festeggiamenti dei Biancoverdi vengono opportunamente rimandati.